Questa maglietta può voler dire soltanto una cosa. Oggi parliamo di Binance. Non parliamo tuttavia di trading, ma parliamo di come guadagnare cripto su Binance, perché l'exchange mette a disposizione una varietà incredibile di prodotti e strumenti per ottenere rendita passiva, ma anche per guadagnare effettivamente facendo alcune specifiche azioni. Avevo già fatto un video un po' di tempo fa dove vi parlavo di come ottenere una rendita passiva su Binance, ma dato che Binance si muove alla velocità della luce e nel frattempo ha aggiunto tantissime novità, è il momento di fare un bel refresh e di aggiornare quel video con tutti i nuovi metodi e strumenti messi a disposizione. Quindi tenetevi forte perché andiamo a farci una bella carrellata di tutti i metodi per guadagnare su Binance, messi in ordine per rendimento e per semplicità d'uso. Seguitemi. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il primo metodo per guadagnare su Binance è semplicissimo: iscrivervi utilizzando il mio referral link, perché se così farete avrete il 20% di sconto sulle commissioni di trading per sempre. E quindi direi che è già un ottimo punto di partenza. Ve lo lascio in descrizione. Parentesi shilling a parte, andiamo a vedere subito, perché voglio andare abbastanza veloce e enumerarli tutti, tutti appunto i metodi per guadagnare utilizzando Binance. Il primo è il più conosciuto e anche il più semplice da usare, il cosiddetto Binance Earn, ovvero quei metodi che mette a disposizione Binance per ottenere una rendita passiva sui propri depositi. Anche questo prodotto si suddivide in tanti sottoprodotti, alcuni più semplici da usare, meno vincolati, anzi non vincolati per niente, con deposito e prelievo quando si vuole, ma con rendimenti più bassi. Altre invece con alcuni piccoli vincoli ma con rendimenti più alti. Quindi vale la pena conoscerli bene tutti e ragionare su quello che maggiormente si addice alle nostre necessità. Per arrivare sul menu dedicato alle rendite passive dovete accedere a Binance e andare nel sottomenu Finanza sotto Binance Earn. Vi aprirà questa pagina che è cambiata di nuovo, è molto carina fatta così perché permette, guardate, di filtrare innanzitutto per coin. Quindi se vi state ponendo la domanda come ottenere una rendita su Ethereum, andate a scrivere qua Ethereum, tac, fate cerca monete e vi vengono elencati tutti i prodotti su Binance che permettono di ottenere una rendita su quella coin. Molto molto comodo. Altrimenti si possono andare a vedere le coin popolari e quelle consigliate per principianti. In realtà noi oggi li andiamo a vedere tutti perché voglio che voi conosciate tutti i prodotti a disposizione, perché alcuni altrimenti rischiate di non conoscerli e di non vederli. Qua sotto abbiamo di nuovo la visualizzazione completa di tutti i prodotti uno a uno. Partiamo dal più semplice in assoluto, che è appunto Savings. Come funziona Savings? Si utilizzano i depositi che abbiamo su Binance e li si mette a rendita, banalmente. Andiamo a vedere come funziona. Se andiamo a cliccare Visualizza altro, ci apre un'altra finestra. Come vedete, io ne ho aperte un po' prima per provare. E in questa finestra abbiamo tutta la disamina dei prodotti a disposizione. Come vedete, ci sono tre categorie di Savings, che sono i risparmi flessibili, i risparmi vincolati e quelle che vengono definite attività. Partiamo dai più semplici in assoluto, i risparmi flessibili. Qui veramente massima semplicità, ma rendimento tendenzialmente abbastanza basso. Come mai massima semplicità? Perché veramente qui basta cliccare trasferisci, si decide quanti trasferirne dal nostro conto spot al conto savings, non ci sono commissioni e non ci sono vincoli. Ok? Quando si vuole, si va a prelevare il nostro investimento più l'interesse maturato. Come vedete, l'interesse annualizzato, qua leggete APY 7 giorni, ma non vuol dire che questa percentuale la ottenete in 7 giorni, perché è la percentuale di guadagno stimata in un anno, stimata secondo i dati degli ultimi 7 giorni, quindi è soggetta ovviamente a cambiamento in base a domanda e offerta. Prendendo come esempio USDT abbiamo il 5,79%, il che significa che per 1000 USDT che noi andiamo a depositare
depositare, dopo un anno ne avremo guadagnati 57,9. Questo è il significato di APY. APY presume anche l'interesse composto, quindi il reinvestimento dell'interesse guadagnato nel tempo, ovvero non prelevare mai le rendite ottenute, altrimenti il tasso tende ad abbassarsi. In ogni caso, ve l'ho detto, è estremamente semplice perché si trasferiscono le cripto dal nostro conto spot al conto savings, le si lascia lì e ci si dimentica, non c'è veramente nient'altro da fare. Si può addirittura impostare il trasferimento automatico che prevede di andare a trasferire da solo all'account savings quelle coin che avete selezionato che non sono in uso nel vostro account spot, ok? Quando volete le riprelevate senza nessun tipo di commissione. L'interesse viene accreditato giorno per giorno. Come vedete ci sono tante coin disponibili, qua ce n'è altre 58 che se cliccate vengono visualizzate. Ok, quindi questo è il risparmio flessibile, massima semplicità, tendenzialmente minimo rendimento. Risparmi vincolati, in questo caso è esattamente identico a quelli flessibili, ovvero deposito e prelievo senza commissioni, ottengo una rendita sul deposito, però abbiamo il vincolo. Possiamo sceglierlo 7, 14, 30 o 90 giorni, il che significa che quando abbiamo fatto il trasferimento e dopo aver scelto la durata, noi per quel periodo di tempo lì non potremo prelevare, accedere a questi fondi che abbiamo vincolato. Anche in questo caso dall'account spot li si trasferisce all'account savings. Finito il tempo che abbiamo selezionato, ci viene sbloccato sia l'investimento iniziale che l'interesse ottenuto. Come vedete, il tasso di interesse annuo è più alto della controparte flessibile e soprattutto cresce al crescere dei giorni di vincolo che andiamo a selezionare. L'ultimo è le cosiddette attività. Cosa si intende per attività? Allora, queste sono cose che saltano fuori di volta in volta, bisogna un po' seguire. Io vi consiglio, oltre al mio canale Telegram dove condivido sempre le info su Binance, anche quello Binance Announcements si chiama, che condivide appunto tutti gli aggiornamenti di Binance, li condividono loro stessi al gruppo ufficiale, e tra i quali le nuove attività che vengono erogate. Cosa vuol dire? Come vedete, ogni tanto salta fuori una specifica rendita con uno specifico tasso di interesse e una specifica durata su una particolare coin. La cosa che richiede velocità è che, come vedete, va ad esaurimento. Quindi, quando scade il tempo oppure quando viene saturato il deposito, quel prodotto non è più disponibile. Tendenzialmente qui ci sono dei prodotti a rendimento molto alto, quindi se si è sul pezzo si riesce comunque a seguirli e a partecipare ottenendo questo rendimento. L'unico contro è che purtroppo ha una durata limitata, quindi non si possono lasciare lì per un anno, per dire, a maturare interesse. Ma ad esempio questo su Bitcoin, che aveva un bel 5% annualizzato, che è ottimo, purtroppo durava solo 90 giorni e quindi poi c'è da trovare un altro deposito, un altro metodo di investimento per quegli stessi Bitcoin, terminato il conto dei giorni. Questi sono le tre sottocategorie della parte savings. Adesso andiamo avanti perché siamo solo all'inizio. Il secondo prodotto, sempre nella sezione earn, è lo staking. Come vedete viene definito staking bloccato perché in realtà in tutti i casi disponibili c'è un vincolo, esattamente come nei depositi vincolati che abbiamo visto poco fa. Qual è la differenza? La differenza è che qua si parla di staking. Come sapete ci sono alcune coin che hanno come algoritmo di consenso il proof of stake e quindi funzionano proprio andando a dare ricompensa a chi va a vincolare delle coin in un wallet. È molto difficile talvolta farlo di per sé, quindi molti exchange, tra cui Binance, permettono tramite la loro interfaccia di farlo con massima semplicità. Guardate quante coin ci sono a disposizione, sono praticamente tutte le principali coin proof of stake, a molti so che interessa ad esempio Polkadot, qualcuno mi diceva di Cardano, insomma qua c'è veramente tutto. Si può scegliere, come vedete, la durata, però attenzione perché a volte c'è come dire un hard cap al deposito massimo, perché Binance non si prende in carico più di un tot di coin su questi prodotti. Per questo motivo, se qua vedete esaurito, bisogna aspettare che quel
qualcuno svincoli le proprie coin e poi si potrà partecipare a nostra volta. Ripeto, c'è un hard cap. I rendimenti sono ottimi tendenzialmente, ma si tratta, attenzione, di coin che sono volatili, perché le stable coin proof of stake non esistono al momento e quindi, come dire, è una cosa che deve venire in secondo luogo alla volontà di investire in queste coin. Non ha senso dire io compro One Inch solo per avere il rendimento annualizzato del 10%, perché se poi One Inch mi dampa io vado comunque a realizzare una perdita. Attenzione a quando si va a mettere in staking a controllare bene tutte le caratteristiche, perché a volte c'è anche un periodo di riscatto, il che vuol dire che terminato il periodo di staking occorre aspettare in questo caso un altro giorno per riavere indietro le proprie coin depositate. Terzo prodotto, il Binance Launch Pool, che è il mio preferito in assoluto, però purtroppo non è sempre disponibile. Allora, il Launch Pool fa parte di una categoria un po' nuova che permette di andare, si dice, a farmare delle nuove cripto andando a depositare in un pool, per l'appunto, di solito BNB o BUSD o a volte anche altre cripto. Il funzionamento, ve l'ho detto, è semplice. Io vado sul Launch Pool, verifico che ce ne sia uno attivo, al momento l'ultimo è terminato lo scorso 7 maggio, seleziono il pool che mi interessa, vedete qua ad esempio c'è BNB o BUSD, lo vado a selezionare, ripeto, vado a depositare i BNB in questo caso e basta, e aspetto di ricevere le ricompense. Perché questo è il mio preferito? Perché tendenzialmente ci sono delle ricompense molto alte. Adesso qui le vedete un po' ridotte perché in realtà questa coin è stata listata tempo fa e quindi a fare questo launch pool prima del listing si guadagnava molto molto di più. Infatti un parere che io do sempre è quello di sfruttare quando ci sono questi launch pool prima del listing della coin, perché solitamente quelle coin quando vengono listate fanno un bel pump e quindi io di solito utilizzo quasi tutti i BNB che ho liberi per andare a farmare le coin che devono ancora essere listate. In seguito basta controllare l'APY e ragionare su due cose: l'APY è comparabile con altri prodotti oppure è minore o maggiore. In questo caso decido ovviamente se farmare e poi vendere di volta in volta se non mi interessa investire in questa coin, oppure se spostarmi su altri prodotti con un rendimento maggiore. La seconda cosa è proprio: voglio investire in questa coin, ad esempio mi interessa detenere TLM, in quel caso lì, anche se magari l'APY non è altissimo, posso ragionare di partecipare al launch pool proprio per accumulare questa coin da holdare nel tempo. Procediamo con il quarto prodotto, che è il BNB Vault. Il BNB Vault è dedicato, come dice la parola stessa, agli holder di BNB, perché io deposito BNB e ottengo un rendimento. Binance mi va a ottimizzare il rendimento andando a distribuire i miei BNB tra le ricompense, quindi di Binance Savings che abbiamo visto all'inizio, dei Flexible Savings, del Launch Pool e altre eventuali ricompense a disposizione di volta in volta. Allora, tendenzialmente il rendimento del BNB Vault è minore rispetto ai singoli prodotti se li si sta a seguire. Questo è un prodotto, diciamo, per pigri, per chi vuole depositare e dimenticare. Per ottenere un rendimento su BNB, ripeto, depositando e dimenticando, è il migliore in assoluto. Se uno invece ci sta un po' dietro, segue i nuovi prodotti che escono su Binance, come ad esempio le attività che abbiamo visto prima, i launch pool di volta in volta, e va a pesare i suoi BNB da una parte o dall'altra seguendo il rendimento più alto, sicuramente otterrà alla fine dei conti un rendimento maggiore. Infine, per quanto riguarda Ethereum, abbiamo la possibilità di fare staking su Ethereum 2.0 direttamente da Binance. Come funziona in questo caso? Allora, Ethereum 2.0 è un work in progress che sarà sviluppato nei prossimi anni, non si sa ancora esattamente in che data. E quindi se si va a vincolare i propri Ether sullo smart contract di Ethereum 2.0, li si ha vincolati lì fino a che Ethereum 2.0 non esce. Utilizzando Binance c'è una soluzione intermedia, ovvero noi andiamo a mettere in staking Ether
e otteniamo in cambio una quantità equivalente di BET, si chiamano, BET con la B davanti che sta per Binance. Questi in sostanza ottengono una rendita pari all'APY di Ethereum 2.0, ma ci permettono di avere la liquidità anche senza aspettare l'arrivo di Ethereum 2.0. Quando arriverà Ethereum 2.0 noi potremo andare a recuperare i nostri Ethereum riscambiandoli con i BET. Attenzione, perché si può già fare trading di BET con Ether, quindi volendo senza aspettare Ethereum 2.0, ma un BET vale meno di Ether e quindi si andrebbe a realizzare una perdita. Il mio personale parere è che io non sono un grande fan dello staking su Ethereum 2.0, preferisco altri metodi per mettere a rendita Ether, soprattutto sulla DeFi. Mio parere, però, se vi interessa andare a fare staking su Ethereum 2.0, sicuramente questo è un metodo estremamente comodo. Pensavate che avremmo finito? In realtà no, ci sono altri metodi un po' più particolari. Il primo è legato alla Binance Card. E voi direte, ma cosa vuol dire? Vabbè, è molto semplice il concetto. Con la Binance Card, come saprete, si può ottenere un cashback sulle spese che si fanno. Quindi perché non utilizzare la Binance Card per fare le nostre spese quotidiane anziché la carta della nostra banca e ottenere un cashback in BNB? Che tra l'altro sono in un fantastico uptrend, direi che non c'è nessun motivo per non farlo, soprattutto se si considera che si può andare a depositare anche euro sul wallet della Binance Card. Quindi io mi faccio il mio bonifico dalla banca a Binance, lo sposto gli euro poi nel conto, dal conto spot al conto della carta, al wallet della carta, li spendo e mi godo il mio cashback in BNB. Tra l'altro il cashback varia in funzione ai BNB che si holda, può arrivare fino all'8% per chi holda 600 BNB, per le balene di BNB, e quindi per chi per l'appunto holda tanti BNB già di per sé è sicuramente un incentivo ulteriore a utilizzarla, perché già avere un 2-3% di cashback in BNB su tutti gli acquisti, caspita, perché non farlo quando si può scegliere di farlo, ecco. E quindi questo l'ho deciso di annoverare tra i metodi di guadagno con Binance. Penultimo metodo, abbiamo quasi finito, abbiamo la versione alla Binance dei pool di liquidità, tipo Uniswap. Si chiamano Liquid Swap sotto il menu Finanza sempre. Li clicchiamo e noi possiamo, vedete, andare a consultare i pool che sono disponibili su Binance ed eventualmente andare ad aggiungere liquidità. Qual è il funzionamento? Allora, questi pool sono composti da coppie di coin, ok? Queste coppie di coin vengono depositate in questo punto pool su Binance e dall'altra parte c'è chi può scambiare una per l'altra. È come se noi andassimo a dare liquidità a un exchange e andiamo a ricevere le commissioni dei trader che utilizzano la nostra liquidità per fare gli scambi. Quindi questo ci permette a volte di ottenere un ottimo rendimento, soprattutto considerando che spesso ci sono dei bonus oltre alle commissioni dei trader. Se prendiamo come esempio Doge USDT, abbiamo il 14,08% delle commissioni dei trader e il 9,31% in BNB. Quindi c'è anche Binance che aggiunge di suo un po' di BNB che vengono airdroppati a chi va a dare liquidità in questa percentuale. A cosa c'è da stare attenti? Perché qua, dando un'occhiata, uno dice wow, cioè non c'è niente di meglio, ci sono dei rendimenti che oscurano completamente quelli che abbiamo visto fino a poco fa. È vero, però bisogna considerare due cose. Allora, la prima è che il rendimento che vedete è estremamente volatile, perché come vedete nell'asterisco in basso è calcolato in base al volume delle ultime 24 ore e quindi se nelle 24 ore scorse c'era il boom di Doge e ne hanno scambiati miliardi, avrò un APY altissimo. Se oggi di contro Doge non se lo fila nessuno, l'APY crollerà. Quindi non è che se leggete 15% rimarrà 15% per un anno, ma neanche per una settimana probabilmente. È un rendimento estremamente volatile, proprio come accade sui DEX. La seconda cosa a cui stare attenti è la volatilità delle coin, perché questa implica innanzitutto che se noi andiamo a dare liquidità al pool Doge USDT e Doge dumpa, noi perdiamo soldi perché siamo esposti a Doge. E in seconda battuta c'è la cosiddetta impermanent loss,
che adesso non vi faccio il pippozzo tecnico di che cos'è, ma vi basti capire che è una perdita che viene realizzata in maniera proporzionale alla variazione del prezzo delle due coin all'interno del pool. Quindi se abbiamo Doge USDT, USDT è stabile e non varierà. Se Doge pompa, noi facciamo comunque un po' di impermanent loss. Se Doge dumpa, noi facciamo comunque un po' di impermanent loss. Rispetto cioè al guadagno o perdita percentuale della coin impatta poco, però va sicuramente considerata. Per evitare la impermanent loss e la volatilità si può flaggare nascondi pool instabili. In questo caso, come vedete, abbiamo solo pool di stable coin oppure di coin dello stesso valore come BTC e WBTC. In questo caso abbiamo comunque la volatilità di Bitcoin che impatta sul prezzo, con le stable coin invece no. In tutti questi casi comunque non si ha impermanent loss, però ricordo che è un APY che è tendenzialmente molto volatile, non può mai essere negativo, sia chiaro, però è volatile. Come funziona il dare e togliere liquidità? Io posso fare aggiungi, mi fa selezionare il mio pool e posso scegliere di aggiungere o entrambe le coin o solo una o solo l'altra. Se io aggiungo entrambe le coin non pago commissioni, se io ne aggiungo soltanto una pago una piccola commissione che è all'incirca dello 0,05%, se non ho fatto male i conti. Dovrebbe essere intorno a questo ordine di grandezza, che è esattamente la commissione di swap di una coin verso l'altra. Lo stesso vale nel momento del prelievo. Quindi se voi andate a depositare liquidità con solo una coin è probabile che partiate con un rendimento già negativo, quindi fate attenzione, di poco ma comunque da considerare. E questo è quanto sul liquid swap. Andiamo all'ultimo oscillatore con la S maiuscola. Non potevo che farvi vedere anche quest'ultimo modo di guadagnare con Binance, che è utilizzando il programma referral. Se avete alcuni amici o persone, insomma, che sapete essere interessate al servizio, potrete shillargli alla grande il vostro referral link. Se voi andate nel vostro menu principale, nella sezione referral, potete andare a vedere innanzitutto il vostro ID e le vostre statistiche e soprattutto andare a generare i vostri link di referral. Come funziona? È molto semplice. Voi cliccate genera il tuo link di referral e scegliete con quanto, cioè quanto dividere con loro le commissioni che ricevete. In base al numero di BNB che avete potrete avere un massimo del 40% di commissione divisibile in 2, 20 e 20. Quindi potete dare a loro uno sconto del 20% e tenervi il 20% per voi, oppure essere avidi e tenervi il 40% per voi e non dare nessun tipo di sconto. Potete poi quindi andare a scrivere una nota per andare a dare un nome al vostro link, generarlo e condividerlo. Potete anche farne più di uno, fino a 20, ad esempio, con diversi livelli di sconto a disposizione. Una volta che la persona si iscrive, poi sarà appunto un vostro referral per sempre. Lui riceverà l'eventuale sconto e voi riceverete le sue commissioni. Poi dalla dashboard qua sotto potrete andare a vedere quanto avete guadagnato, quanto gli avete dato agli altri di commissioni e avere anche un estratto conto scaricabile in CSV di tutte le commissioni che avete ricevuto in un vario periodo di tempo. Bene amici, questo era davvero l'ultimo, li abbiamo visti tutti. Voi quale utilizzate più frequentemente? Vi piacciono i metodi che mette a disposizione Binance per ottenere una rendita? Ditemi la vostra, che così poi commentiamo insieme.